Ecco, come è andato ieri questo incontro con Di Maio? Che cosa è emerso sui fondi di questa città in rosso? No, l'incontro è stato molto articolato, è durato circa un'ora a Palazzo Chigi, si è partito dalla situazione insostenibile e ingiusta della finanza locale della città di Napoli, ma anche di altri enti locali. Abbiamo parlato di lavoro, di prospettive di autonomia, di sviluppo e di proficua e importante cooperazione istituzionale tra la città di Napoli e il governo, in particolare da un risultato molto positivo dell'incontro che nel breve comunicato stampa congiunto dà solo in piccola traccia il senso di un incontro fondamentale per stabilire rapporti sempre migliori tra il comune e il governo. Quindi io sono soddisfatto perché per la prima volta nelle interlocuzioni con i governi della nostra Repubblica percepisco, almeno nelle componenti che ho avuto modo di incontrare, l'attenzione giusta per una complessiva riforma delle autonomie e delle finanze locali. Quindi se si sostengono le lotte dal basso con cui si stanno emancipando i territori dai vincoli finanziari e normativi, si comprende quanto è utile anche la battaglia per i vincoli che da Bruxelles a pioggia arrivano anche nei territori nazionali. Quindi noi da questo punto di vista sosteniamo le lotte anche nei confronti delle tecnocrazie e dei vincoli asfissianti che poi ricadono sulla carne viva. Però abbiamo bisogno che siano sostenuti soprattutto quelli che lottano da tanto tempo senza soldi proprio per il riscatto delle comunità e per il rafforzamento dei diritti, e Napoli in questa è stata prima linea, e mi par di capire che alcune interlocuzioni all'interno del governo abbiano le giuste sensibilità per comprendere di che stiamo parlando. Quindi la mia valutazione dell'incontro di ieri è molto positiva. Questi fondi che cosa riguarderanno? Cosa andranno a toccare? Infrastrutture o altro? No, ma ci dobbiamo capire, non ci si è parlato di fondi. No. Si è parlato di affrontare i vincoli finanziari che non consentono alle città di poter spendere o nel caso di Napoli di risolvere il tema del debito ingiusto. Debito ingiusto significa un debito storico, cronicizzato, che nel caso nostro deriva addirittura dal terremoto dell'80 e dall'emergenza rifiuti. Quei debiti hanno creato una zavorra non più sostenibile che compromette i diritti della nostra città. Quindi mi pare che ci sia la consapevolezza giusta di tutto questo. Chiaro che nel momento in cui si aggredisce strutturalmente, non con delle toppe, il debito ingiusto, il debito storico ed il problema, questi liberano risorse, perché se io tolgo dal bilancio, metto un attimo da parte, faccio una gestione laterale di un debito che non ci appartiene, questo libera risorse e quindi automaticamente si va nella direzione che diceva lei, cioè quello di poter finalmente investire di più sul sociale, sulle infrastrutture, sulla sicurezza della nostra città. E questo è il modo migliore per riprendere lo sviluppo del nostro paese. Al di là delle misure contingenti come il reddito di cittadinanza, queste sono invece misure strutturali che consentono di far riprendere investimenti, di creare sviluppo e garantire diritti ai territori e secondo me anche di creare maggiore coesione sociale, perché le differenze politiche con questo governo ci sono e con alcune parti di questo governo sono anche abissali, ma ciò non toglie che la cooperazione istituzionale è fondamento essenziale di una Repubblica democratica. Quindi ieri ho ribadito e ho trovato esatta percezione della condivisione di questo passaggio che c'è la volontà massima di cooperare tra la città di Napoli e il governo nell'interesse dei cittadini napoletani e quindi del nostro paese.